Sto per arrivare alla chiesa di San Salvatore al Monte, situata sulla collina dietro il piazzale Michelangelo, appena sotto la basilica di San Miniato. L'interno, di raffinata semplicità e sobrietà, in linea con i dettami francescani di povertà, custodisce nel coro tavole quattrocentesche, una Madonna in trono con Bambino e Santi e la committente di Giovanni del Ponte, la Vergine con Cristo in pietà e Santi di Neri di Bicci e i Santi Cosma e Damiano, Francesco e Antonio di Rossello di Jacopo Franchi. Negli ultimi decenni del 400, l'arte dei mercanti, come ricorda lo stemma, finanziò un rifacimento dell'edificio sul progetto di Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca. La semplice facciata della chiesa, incorniciata da cipressi toscani, presenta finestre a timpano. L'alternarsi di timpani semicircolari e triangolari nella lunghezza della navata sarà una caratteristica innovativa che sarà in seguito ripresa in molte chiese e palazzi italiani e anche nella corte degli Uffizi del Vasari. Michelangelo chiamava affettuosamente la chiesa la mia bella villanella. Nel 1665 i frati lasciarono definitivamente San Salvatore ai francescani spagnoli detti scalzetti e si trasferirono in Ognissanti. Nella seconda cappella a sinistra è collocata una deposizione in terracotta policroma invetriata di Giovanni della Robbia, mentre sull'altare maggiore un tempo era collocato il saio di San Francesco d'Assisi, l'abito che il santo indossava nel 1224 quando ricevette le stigmate. Sul lato sinistro si trova la cappella Nerli. Il committente era un nemico di Savonarola e fu lui a punire la campana di San Marco per aver suonato per avvertire dell'arresto del predicatore l'8 aprile del 1498. La campana dovette subire il supplizio di essere portata in processione per la città con destinazione San Salvatore, frustandola lungo il tragitto e deponendola per sempre per non farla suonare più. Solo negli anni 2000 è tornata nel Museo di San Marco.